grazie a tutti. È un tema un po' fuori dal coro, però è molto universale. Grazie. Roma Capitale, richiamandosi all'eredità condivisa scaturente dalle culture dei popoli della terra, ricorda e riconosce che i gravissimi crimini che in Sud America negli anni 1970-80 ed in particolare in Argentina hanno colpito migliaia di uomini, donne, bambini, rendendoli vittime di immani atrocità, costituiscono una minaccia alla pace, alla sicurezza ed al benessere del mondo e si associa all'esigenza avvertita dalla comunità internazionale di non tenere nascosti ed impuniti questi crimini. L'espressione desaparecidos, letteralmente scomparsi, si riferisce alle persone che furono arrestate per motivi politici o anche semplicemente accusate di avere compiuto attività antigovernative dalla polizia dei regimi militari argentino, cileno e di altri paesi dell'America Latina. Tipico fenomeno dei desaparecidos fu la segretezza con cui operarono le forze governative. Gli arresti, i sequestri avvenivano spesso di notte ed in genere senza testimoni, così come segreto rimaneva tutto ciò che seguiva l'arresto. Le autorità non fornivano ai familiari la notizia degli avvenuti arresti e gli stessi capi di imputazione erano molto vaghi. Della maggioranza dei desaparecidos non si seppe mai nulla, solo dopo la caduta dei regimi il rapporto Nunca Más, mai più, permise di conoscere che molti degli scomparsi, tra cui italiani, furono detenuti in campi di concentramento e centri di detenzione clandestini, torturati e assassinati, segretamente con l'occultamento in fosse comuni o gettati nell'Oceano Atlantico o nel Rio della Plata. La sparizione forzata è un fenomeno che si è verificato anche in altri paesi, ed in altri momenti storici, situazioni per le quali il termine desaparecidos è divenuto un mantello che le ricomprende tutte. Tale fenomeno è stato riconosciuto come crimine dall'articolo 7 dello Statuto di Roma 17 luglio 1998 per la Costituzione del Tribunale Penale Internazionale e dalla risoluzione delle Nazioni Unite 47133 del 17 dicembre 92. Risulta significativo l'articolo apparso su Venerdì di Repubblica di qualche anno fa, in cui il calciatore argentino Carrascosa, capitano della squadra del tempo, preferì abbandonare il calcio quando seppe che la vittoria dell'Argentina ai mondiali del 1978 era stata pianificata dal regime e pilotata per mostrare al mondo la propria magnificenza. Esso descrive la retorica della dittatura che deve apparire forte e vincente, quasi a voler ottenere legittimazione riguardo al proprio vile operato. Mostra al contempo la determinazione dell'obiezione di coscienza di chi invece non si piega alla logica della sopraffazione. A Roma si sono tenuti due processi per far giustizia dei desaparecidos italiani. Il primo voluto dal presidente Sandro Pertini nel 1983, dopo anni di indagini e di interrogazioni al governo argentino, il processo aprì il 19 ottobre 99 per finire il 6 dicembre 2000 con la condanna all'ergastolo ai generali Suarez Mason e Omar Riveras e condanne a 24 anni agli altri imputati. Solo per 9 casi su 617 è stato possibile raccogliere prove schiaccianti. Le madri, poi nonne indomite di Plaza de Mayo, che ogni giovedì hanno protestato davanti al Palacio della Moneda contro Vileda, chiedendo notizie dei figli e dei nipoti, 30.000 desaparecidos e 550 bambini appena nati, dopo la sentenza hanno ringraziato l'Italia perché dopo 4 mesi l'Argentina ha annullato l'amnistia ai golpisti. Il secondo processo, detto Condor, dall'operazione Condor, sempre per i desaparecidos italiani erano imputati i capi di Stato di governi militari ed esponenti
dei servizi di sicurezza che a vario titolo erano accusati di avere mandato a morte 23 cittadini di origine italiana che vivevano nei paesi di Bolivia, Cile, Perù e Uruguay. Si è concluso con sentenza della Corte d'Appello del 1919 con 24 ergastoli. Con questa mozione e nel mio intervento vorrei affermare il valore del ricordo di fatti ancora non noti alle giovani generazioni e di cui non si conosce ancora la reale entità, perché sottaciuti per troppo tempo, e la luce sui fatti data dai processi svoltisi a Roma non è ancora sufficiente. Bisogna stimolare la riflessione dei cittadini, possibilmente intitolando una piazza o una via o un luogo pubblico, dotandolo di un monumento, di una targa alla memoria degli scomparsi e dei madri di Plaza de Mayo, e il 24 marzo di ogni anno contribuire a mantenere vivo il dibattito per una maggiore conoscenza e diffusione delle informazioni, organizzando convegni e mostre, e fare luce progressiva così su quanto avvenuto. Una luce reale dovrebbe essere proiettata su Roma dal faro degli italiani d'Argentina al Gianicolo. Bene, concluso. Grazie per l'attenzione.